Sono Fabrizio Gebbano, titolare con mia moglie Simonetta dell'azienda vitivinicola Cantina Mosparone, situata a Pino d'Asti, Alto Monferrato, ai confini con la provincia di Torino. L'azienda è un'azienda nata pochissimi anni fa, nel 2008, dalla passione mia e di mia moglie per i vini di qualità, complice l'amicizia con il nostro enologo, che è un enologo tra i più quotati in Italia, il dottor Mario Ronco, e il fatto di aver ereditato mia moglie un pezzettino di terra circondato da altre vigne che, guarda caso, erano in vendita, ci ha portato a buttarci in questa, fra virgolette, avventura. L'azienda è una classica azienda piemontese, quindi il nostro forte sono essenzialmente i vini rossi. Noi abbiamo la fortuna di avere una delle poche DOC di Nebbiolo presenti in Piemonte al di fuori dell'area Langhe o di Carema o del Gattinara. La DOC di Albugnano è una DOC piccolissima, sono solo 4 comuni. Il terreno è il terreno prediletto per il vitigno del Nebbiolo e questo ci ha portato a produrre un Nebbiolo in purezza che invecchiamo 2 anni e che è un po' il fiore all'occhiello dell'azienda. L'altro vino per noi molto importante è il Freisa d'Asti, vitigno autoctono della zona, purtroppo negli anni dimenticato e che oggi si sta cercando di riportare in auge come era una volta. Vitigno che anche vinifichiamo in purezza invecchiandolo 2 anni, cosa negli ultimi tempi un po' desueta. Completano poi la gamma il classico Barbera d'Asti e 2 vini bianchi, una favorita che purtroppo non si può chiamare favorita da noi, ma è un favorita, è un Sauvignon che abbiamo piantato noi e che ci sta dando veramente molte soddisfazioni perché è un Sauvignon un po' atipico. Mi ha colpito questo evento dedicato espressamente ai vini autoctoni, che secondo me devono essere la forza delle aziende vitivinicole. Diciamo che noi dobbiamo salvarci con i vini che hanno creato la storia del vino in Italia.